Ginele è una studentessa alla University of Belize Central Campus. Il campus si trova nel cuore del Belize, in una delle due città principali. È una scuola statale con studenti di diverse estrazioni sociali, religioni e interessi. Oltre 2000 studenti frequentano questa università. Qualche anno fa, uno studente avventista decise di fondare un gruppo che potesse riunirsi per parlare di Gesù. E così nacque Advent Fellowship. Quando Ginele entrò all'università, si unì al gruppo. Vogliamo solo far sapere agli studenti del campus quanto Gesù li ami. Vogliamo che tutti siano consapevoli che noi siamo qui per uno scopo preciso. Molti studenti non avventisti partecipano agli incontri settimanali perché li trovano divertenti, coinvolgenti e informativi. Alcuni studenti e insegnanti hanno scelto di essere battezzati. Siamo davvero felici che Dio ci abbia dato la forza e l'entusiasmo di andare a condividere la sua parola con gli altri. Come vedete, la gioventù del Belize è piena di entusiasmo per il Signore. Giovani come Ginele non hanno una sede centrale dove incontrarsi. Questo trimestre le vostre offerte del tredicesimo sabato aiuteranno a finanziare un centro della gioventù dove i giovani potranno radunarsi. Il campo si trova in un posto facilmente raggiungibile da tutti. Vogliamo questo centro della gioventù per poter avere un posto dove riunire tutti i nostri giovani. Avere un centro permanente della gioventù risolverebbe molti dei problemi che ci sono al momento. I raduni dei giovani sono stati difficili da organizzare senza un posto preciso dove riunirsi. Spesso non possono invitare i loro amici in chiesa perché a volte non c'è abbastanza spazio. In una chiesa i giovani si devono riunire su uno scuolabus. Vanno in chiesa col bus che viene parcheggiato davanti alla chiesa per la scuola del sabato. Lo spazio è angusto ed è evidente che ne servirebbe di più. E non solo i nostri bambini. Quando andiamo ai campeggi dei giovani portiamo persone non avventiste. Sono un progetto evangelistico. Invitiamo gli amici. Quindi in altre parole è un progetto evangelistico per la collettività, non solo per la nostra gioventù. Il Belize ha anche in progetto la formazione di personale in un centro evangelistico polivalente. Vogliamo avere un edificio permanente, un locale dove potremo formare i nostri predicatori laici, insegnare ai nostri giovani come predicare e svolgere anche molte altre attività. Rick Correa è un membro laico della Chiesa del Belize. È attivamente coinvolto nell'evangelizzazione di gente che non ha mai udito il messaggio avventista. Rick fa tutto il possibile per visitare gli abitanti del suo villaggio. Visto che è il culmine della stagione delle piogge, le strade sono fangose. Ma Rick si è preparato. Lui e gli altri membri di chiesa hanno portato i loro stivali di gomma. Arrancano nel fango per visitare le case della gente. Sono sempre accolti con un sorriso e con una storia. È già stato qui. I paesani sanno che il suo interesse è genuino. Dopo qualche minuto, Rick chiede sempre di pregare con loro. Il seme che pianta lascia nella mente delle persone una traccia che a volte germoglia e diventa interesse. Il centro evangelistico in progetto servirà come struttura di formazione per membri laici come Rick Correa. Qui bambini e adulti verranno per imparare come raggiungere le proprie comunità al meglio, malgrado le sfide che forse dovranno affrontare. In Belize ci sono moltissimi membri di chiesa desiderosi di apprendere. Questo centro servirà anche come luogo di incontro per invitare la popolazione.